Eccoci qua. Ciao, ciao Ale, come stai? Bene, Bene, tu? bene, sto bene. Insomma, Spagna? sono stato un mese a Madrid. A Madrid abito in un appartamento. Poi sono stato un mese lì e veramente mi stavo annoiando troppo. Allora sono venuto a Valladolid, che qui abbiamo preso una casa per il club, i dirigenti del club. Sono riuscito a portare le mie figlie e ormai siamo qui da 3 settimane. Il mio vicino c'è un campo da calcio e la mia figlia mi fa da allenatore ogni giorno. Perciò ho una fatica qua. È tosta? Ti chiede tanto? Sì, vuole allenarsi tutti i giorni, io no, io voglio stare un po' più tranquillo, però gli piace tantissimo il calcio e c'è tanta voglia, ha 11 anni ed è innamorata per il calcio, è bello, molto bello. Ma guarda, mia figlia ha compiuto 11 anni esattamente 4 giorni fa e anche lei calcio, calcio. Oh, ok, io qui il calcio sai è un po' diverso negli Stati Uniti, non è che è lo sport primario, però per le donne, per le bambine è una delle prime attività, quindi anche lei si mette lì. Ed è tosta, le bimbe, le femmine sono belle Sì, sì, sì. toste, eh? Se vogliono una cosa. Diventeranno brave, sì. Ma quindi, Tu sei a Los Angeles? io sono a Los Angeles, sì, ma prima quando ti aspettavo, in quel momento, sai quando parli con te stesso, che è un momento abbastanza Sì. imbarazzante, non è? Vabbè. Ho deciso di farti una domanda, la prima domanda, che come ti devo chiamare? Presidente adesso? Come, cioè, non ti vedo. Ciao presidente, cioè, questa avventura con No, Valladolid non ti c'è ha preso. assolutamente bisogno. No, però Ronnie, va bene. ti ha preso tanto questa cosa qua, eh? Un bel progetto. Sì, sono molto contento di aver preso questa sfida, no? Perché veramente io ho vissuto il calcio per tutta la mia vita. Da allenatore non mi sono mai pensato a diventare, perché allora sarebbe stata la stessa routine da giocatore, anzi peggio, perché allenatore, cioè, controllare 25 ragazzi, ognuno pensa di una forma diversa dell'altra, insomma non mi fa impazzire l'idea di essere allenatore. Ho provato una esperienza in America, giusto dove sei, non esattamente lì, a Fort Lauderdale, in Florida, Sì. con una squadra della antica NSL. E sono stato lì un anno e mezzo a capire un po' cos'era, finché ho conosciuto un po' di gente. E allora volevo, insomma, andare nella MLS. Sono andato a New York con il capo della MLS e cercavo di convincere che se vincevamo la serie B, che sarebbe lì la NSL, ci dava accesso poi per la MLS. Lui mi ha detto ovviamente che no, tutti pagano la franchia, deve pagare anche te. E allora ho chiesto il prezzo, era già 100 milioni di dollari, era una follia, no? Anche se avevo dei soci che volevano mettere un po' di soldi, però questo sistema della MLS non mi fa impazzire per il calcio. Come business è veramente molto bello e prenderanno un sacco di soldi i proprietari delle franchigie. Però come competizione non vedo molto futuro, perché se non ci sono
le promozioni e la possibilità di andare in B e salire e crea la rivalità, non credo che la competizione possa crescere tanto, perché poi la gente che fa la competizione è importante, no? E ho imparato tantissimo lì, sono andato via della squadra, sono andato a Londra per 3 anni a vivere, a studiare un po' di gestione, un po' di marketing, e dopo nel 2018 ho iniziato anche a cercare delle squadre, no? E abitavo a Madrid e durante il mondiale mi è arrivata la possibilità questa del Valladolid e io mi sentivo già preparato, allora mi sono buttato di testa perché mi piace tantissimo e mi sto divertendo, anche se ogni weekend è una sofferenza pazzesca. Poi cioè, io ti ricordo bene nella mia carriera, no, non è che abbia sofferto tantissimo, erano sempre lì a litigare per vincere i campionati, sì. E ora lì per salvarsi è una sofferenza ogni settimana, è durissima. Beh, no, ma immagino sia affascinante, perché comunque vedi il calcio con un occhio diverso adesso, no? Perché hai avuto l'esperienza da calciatore e hai fatto gli studi che dovevi fare e ti approcci con una certa mentalità. Però devi un po' adeguare, no? Perché non puoi pensare come un calciatore se fai un ruolo diverso. Però se hai un bel gruppo di persone dietro, di collaboratori, immagino che possa essere divertente. Anche perché sì, infatti è così. Mi sono trovato con un po' di gente delle mie compagnie in Brasile e poi gente che conoscevo da anni, e allora ho fatto un bel gruppo di persone che sono venute con me e mi dà anche la possibilità di stare tranquillo quanto riguarda la gestione, no? Però è strano, poi anche è una grande sfida anche la comunicazione con i giocatori, perché io vedo il calcio molto, di una maniera molto semplice, cioè al di là di quello che facevo quando giocavo, però... Che non era semplice successo... quello che facevi. Non era semplice quello che facevi tu. Lo rendevi semplice. Nella mia testa sì, nella mia testa... nella mia testa io cercavo sempre porta e basta. E poi ero veloce, insomma, un po' veloce ero. Utilizzavo un po' le mie tecniche e velocità bene. Però mi è successo l'anno scorso che una delle prime partite, io come presidente, cioè uno dei miei giocatori è arrivato minuto... mancava 5 minuti alla fine della partita, 1-1 in casa, ed lui è arrivato davanti al portiere. E quella è la situazione che io e te siamo trovati 100 volte, no? E nella mia testa lì è la migliore situazione al mondo per un attaccante, no? Cioè, tutta la possibilità di fare gol a un attaccante se è tranquillo e fa le cose giuste. Allora sono andato in spogliatoio a parlare con questo ragazzo, il mio giocatore, e cercare di fargli capire che lì, insomma, lui ha calciato precipitatamente addosso al portiere, no? Sì. E allora sono andato da lui a parlare, a capire quello che ha pensato. Lui, insomma, voleva fare tutto in fretta e alla fine ha tirato sul portiere. L'ho detto che in quella situazione l'attaccante, anche se non va a 100 all'ora, se va a 90 all'ora,
il difensore è molto difficile di recuperare in quella situazione. E portiere, appena fai una finta, o cade o lo lasci indietro. E lui si gira e fa, ma tu eri Ronaldo, il fenomeno. E allora mi sono trovato in una situazione che anche la comunicazione per me dovevo cambiare, perché non è così semplice passare quello che ho vissuto io dentro il campo ai giocatori del nostro livello, no? In quanto Valladolid. No, anche perché tu pensi in un modo, però non tutti pensano nel tuo modo. Il tuo modo di analizzare la situazione, tu arrivi davanti al portiere e poi valuti dov'è il portiere, dov'è la porta, in che posizione sei, se tiri di destra, di sinistra, dov'è l'avversario. Tutte queste cose in un millesimo di secondo devi trovare subito la soluzione. E ovviamente, sì, come dici te, sono d'accordo, se sei sereno e tranquillo, la riesci a trovare meglio di sicuro, non sempre, sì, capita, però sì, non è facile, sono esperienze anche quelle, penso, per te, perché comunque, sì, anche se hai studiato, come in tutte le cose, uno studia, si prepara e poi c'è il momento dove devi vivere le cose e sai bene che è diverso, no? Perché è come, sì, preparare, sì, la partita, sì, facciamo così, 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 però poi durante la partita ti trovi in alcune situazioni che devi risolvere da solo. Sì, è vero, è vero. Comunque ho un gruppo di ragazzi che sono spettacolari, no? I ragazzi hanno vinto la Serie B, hanno vinto i playoff per andare in B, sono rimasti in testa della B e sono saliti, e allora ho comprato la squadra. Questo gruppo, io avevo il primo anno, il budget era il più piccolo della Liga, e non potevo fare altre cose. Qui adesso ci sono i controlli, fair play, financial fair play, tutte queste cose che non è semplice uno arrivare, anche se hai più soldi al mondo, non può mettere così per così, no? Deve fare i soldi e poi spendere. Quello che prende puoi spegnere. Tutti questi controlli, non ho potuto fare assolutamente niente con la squadra. Abbiamo rinnovato tutti i giocatori che sono stati nel gruppo e che sono saliti della BNA, e questo gruppo è riuscito a fare un'altra salvezza incredibile, perché l'anno scorso è stato veramente una sofferenza tutto l'anno, e alla fine ci siamo salvati ed è stata una gioia, per me speciale, bellissima. Quest'anno vediamo, con questa sosta del coronavirus, adesso abbiamo fatto questa settimana tutti i controlli, test, tutti i giocatori, alcuni dirigenti, e vediamo, qui ancora il virus c'è ancora in giro, però i numeri qui in Spagna sono calati tantissimi, vediamo, comunque credo che sia troppo rischio tornare a giocare, però vogliamo trovare una soluzione giusta per tutti, e noi accetteremo ogni decisione. Hanno già pensato quando decidono su se riniziare oppure meno? Voi potete, per esempio, perché in Italia adesso da pochi giorni ci si può allenare nei centri sportivi, ovviamente individuale, eccetera, eccetera. Voi lì lo potete già fare o no? Sì, abbiamo fatto i test il mercoledì. Oggi sono arrivati tutti i test e i risultati. Non c'è stato nessuno nel club con positivo, okay. Perciò quello è una grande notizia, anche mio negativo, e adesso lunedì inizia l'allenamento, sono sei giocatori in campo, in un campo, altri sei in un altro campo, e quello che hanno più campi potranno fare di meglio. Noi
abbiamo lo stadio in un campo d'allenamento per la prima squadra. La prima settimana sarà tutto lavoro individuale, fisici, e poi dopo inizia un po' a fare con pallone, e chissà per giugno, l'inizio di giugno si rinizia. Non è confermato ancora, però vogliono fare un mese di prove, di allenamenti, perché sono stato 2 mesi tutti quanti da ferme, anche se si sono allenati a casa, non è la stessa roba. Certo, comunque mi sembra che la Spagna dopo il Brasile sia un po' la tua casa, no? Anche se in Italia sei stato benissimo, come hai sempre detto, però hai vissuto a Madrid, adesso hai avuto l'opportunità del Valladolid, credo che un po'... In questo senso, la Spagna è un po' la tua seconda casa, no? Dopo il Brasile. Direi che sì, anche perché ho preso il passaporto spagnolo, perché quando sono venuto a Madrid, allora si poteva farla dopo 2 anni. Uh-huh. E il club me l'ha chiesto. Io l'ho fatto per aiutare il club, perché volevo prendere altri giocatori, e alla fine mi è servito, perché avere il passaporto spagnolo mi dà tanto facilità anche in futuro per poter decidere dove vivere. E dopo che sono stato 3 anni a Londra, ho deciso di venire a Madrid. E allora da 2018 che sono a Madrid, però mi trovo bene anche in Italia. Adesso ormai vado pochissimo in Brasile, perché cioè, con questa sofferenza del club, cioè, devo stare molto più vicino alla squadra. Vai solo per il carnevale in Brasile? Quest'anno non sono andato, per esempio. Cioè, come mai? Cioè, litigavo quando, con tutti quando, per andare. Cioè, quando giocavi o quando c'è i tuoi compagni del Brasile o che c'era il carnevale, arrivavano infortuni strani, visite strane, convocazioni di nazionali particolari che tutti dovevano tornare in Brasile. È così, io non sono mai stato a carnevale in Brasile, ti devo dire. È così. Ma, cos'è che lo rende speciale? Cioè, perché voi siete così attaccati a questa ricorrenza? Per la festa, per la gioia? È la festa più importante in Brasile, che si fa più di 10 giorni. La gente è innamorata di fare feste. Il carnevale è molto culturale in Brasile. Okay. Però quando sei giovane fai delle decisione stupida, tante volte l'ho chiesto di andare, creavo dei casini per andare a carnevale, e alla fine cioè avevano ragione tutti gli altri direttori che mi davano le multe, no? Lo so, però ascolta, le decisioni, io ho partecipato a tante interviste come te, no? Immagino che adesso che hai finito di giocare molti ti chiedono: ma avresti fatto una scelta diversa quella volta, oppure ti sei sei contento di essere passato dall'Inter al Milan o dal Barcellona al Madrid, cosa non avresti fatto? Cioè, io quello che rispondo sempre, non so se tu sei d'accordo, è che non è semplice. Cioè, oggi, con la testa di oggi, magari faresti delle scelte diverse, certo. Ma con la testa di ieri, con le esigenze che avevi ieri, con i desideri che avevi ieri, con la voglia che avevi ieri, la scelta che fai in quel momento è sicuramente quella che reputi più giusta. Che poi può essere un errore delle volte, certo, però è così. Non è che puoi sì, pensare... Sì, sono completamente d'accordo. Cioè in quel periodo... Sì. Ovviamente ci sono delle cazzate che giovane che fai, sono cazzate, sì. E via, lo fanno tutti, perché alla fine noi, cioè, con la vita così prematuro che andiamo
a avere responsabilità, alla fine perdiamo una parte importante della nostra vita, no? Da ragazzo, no? Che lì sta scoprendo un po' tutto. Ti manca tanto, è vero. E ti trovi in una situazione che non può fare assolutamente niente, no? Tutti i tuoi amici che sono in giro ogni weekend e tu sei in ritiro con la tua squadra. Però, insomma, sono i sacrifici che noi abbiamo scelto di farlo, perché il calcio senza dubbio era la priorità numero uno della nostra vita. Sì, sì, no, la passione che segui, quindi i sacrifici li fai volentieri. Quello che dici tu è l'aspetto umano, che un essere umano proprio di per sé ha bisogno di sbagliare, di fare delle cazzate, certamente. Le serate e di vivere dei momenti. Delle volte è vero, cioè, avendo fatto così tanti, come a livello di tempo, sacrifici, no? Non fare questo, nel non fare l'altro, non andare in vacanza, ti viene la voglia di farlo di più. Quello. Ma questa è una cosa umana, capisci? Però hai ragione te, cioè ogni sacrificio che abbiamo fatto è perché seguivamo qualcosa di più forte, e lo fai per la passione, non, oltre che per tutto quello che ne consegue, voglio dire. Quindi... Sì, ma ti devo dire, non cambierei assolutamente nulla nelle mie scelte. Poi molte di quelle scelte non avevo opzione. A Barcellona avevo rinnovato il contratto un giorno, cinque giorni dopo mi chiama il presidente per dire che non poteva rispettare quello che avevamo firmato di accordo. E io allora gli ho detto: guarda, che cioè, se non può rispettare questo, io vado via, perché non mi sento valorato dal club e voglio sentirmi importante. E per fortuna aveva l'Inter in quel momento, che era già pronta, Moratti con un assegno, e mi ha portato all'Inter, che è stata una storia d'amore bellissima, e che non solo calcisticamente, però conoscere Italia come ho conosciuto io, 7 anni lì, è stato veramente un regalo da Dio, no? Perché e poi quando sono andato, il calcio italiano era ancora il numero uno, era ancora il più forte, tutti, cioè, avevano un gran rispetto per il calcio italiano in quel momento, no? Ma ed è stata un'altra sfida molto, molto bella, no? Cioè, lì è iniziato i nostri scontri, sia con Nazionale, che secondo me è stato una volta con quel torneo di Francia, torneo in no? Francia, sì, torneo in Francia, una volta solo abbiamo giocato contro il Nazionale 3-3, sì, mi ricordo. 3-3. Fatto doppietta, sì. Io ho fatto un gol. Sì. Che vincevamo 3-1. È stata una delle partite più belle. L'altro giorno l'ho rivista questa partita. Ah sì, eh? La davano, non so dove la davano. Comunque mi ricordo che è stata veramente occasione destra e sinistra, calcio aperto. Cioè, voi ci è stata bellissima quella partita. Voi ci attaccavate, noi difendevamo e facevamo contropiede, perché diciamo che era un'epoca dove ancora in Italia si viveva tanto così, no? Cioè, per noi, poi tu lo sai bene, per noi è sempre stato molto importante difendersi bene, e la filosofia invece del Brasile è quella di giocare aperti, di passaggi, cercare sempre il gol, che è un po' quello che succede anche in Spagna. L'altra sera, un tempo fa ero con Bobo, no? Che gli ho detto, che è sempre divertente con lui, e gli ho detto: senti, ma è più facile fare gol in Spagna o no? Perché tu hai fatto un anno a Madrid con l'Atletico, che ha fatto 20, non so se ha fatto 24 gol in 24 partite, faceva gol sempre. E ho detto: non è che è più facile, hai più opportunità, perché tutte le squadre vogliono giocare per fare gol, non per difendersi.
quindi sì. Hai detto ok, perché devo dirti che non mi dispiacerebbe, non mi sarebbe dispiaciuto provare la Spagna come tipo di gioco, per quello che sono io, no? Per come gioco io, che mi piace toccare la palla, passare, eccetera. Però è divertente. Quello che mi domando è come ha fatto il Brasile, il Porto, il, sì, vabbè, come ha fatto il Barcellona a dirti di andare via. Cioè, io quando tu hai firmato per... Sì, soprattutto dopo l'anno che era già verso la fine dell'anno. Appunto. Avevo già fatto 50 gol. Ma tu sei arrivato all'Inter. Allora, io ovviamente guardavo le altre partite e mi è rimasto impresso ovviamente il gol che ha fatto contro il Compostela. Quello che hanno cercato di buttarti giù a destra e a sinistra, hai dribblato 7 volte i giocatori e hai fatto gol. E quel gol lì mi è sempre rimasto in testa, no? Perché qui lì c'è tutto, c'è potenza, c'è tecnica, c'è controllo, c'è abilità, hai fatto il dribbling. E quando hai firmato con l'Inter mi è venuto di nuovo in mente quel gol lì, dice, ma questi sono pazzi, cioè, lasciano andare uno così. E poi ovviamente ero anche incazzato perché dico, l'ha preso proprio l'Inter che dobbiamo giocarci contro. Però, però ti devo dire che il tuo arrivo a me ha dato uno stimolo incredibile, ancora più grande, perché ovviamente chi conosce il calcio sapeva di avere, anche se tu avevi solo 20 anni, 21. Ale, io ti sento un po' male, ti va un po', non so se è la tua o se è la mia, che va un po' l'internet che... Ora mi senti? No, io ti sento, però ogni volta taglio un po' la voce. Ok, non lo so, io sono fermo qua. Ora va meglio? Proviamo. Sì, sì, continua. Perché io ti sento sempre bene. Comunque, il gol che hai fatto col Compostela mi ha ispirato, mi ha aperto un nuovo mondo. Allora, quando sei arrivato all'Inter, avevo te in testa, capisci? Ho detto, wow, dovrò avere a che fare con questo ragazzo qua adesso, per cui meglio darci dentro. Ho cominciato a allenarmi per cercare di diventare più veloce, più forte, più, anche se sono più piccolo ovviamente, però mi ha dato tantissimo, ecco, il tuo arrivo all'Inter mi ha dato davvero tanto. Poi hai fatto non solo lì delle cose meravigliose, però questo ci tenevo a dirtelo, ecco. Sì, alla fine noi cerchiamo sempre la competizione, no? Di cercare di fare il meglio, di diventare più forte, più veloce, sempre a competere, no? Credo che la nostra scuola di calcio ci hanno passato veramente di una maniera giusta, perché per diventare bravo io non ho avuto bisogno di calciare nessuno, insomma, o scalare sopra qualcuno per diventarmi forte. Stessa cosa a te, perché cioè, quello che sei riuscito a vincere con la Juve è stato veramente una storia incredibile. Cioè, mi ricordo anche cose tue che ha fatto innamorare il mondo, no? con la Juve contro i Champions League contro i Dortmund, credo c'era già, no? Con 18-19 anni, no? Sì, 19, sì. Ero giovane, sì. Però sì. Faccio una cosa, aspetta, esco e rientro, perché anch'io ti sento male adesso. Va bene. Esco e rientro. Aspetta un attimo. Io provo anche le mie connessioni qua. Sì, vedo ok. Come... Eccoci. Allora... Anche io mi trovo in grossissima difficoltà con questo Instagram, questa connessione. C'è un cane che mi chiede la palla ogni minuto.
Siamo un'altra generazione, Ronny. Siamo un'altra generazione. È vero, difficile questo. Non c'era Instagram ai nostri tempi. Avevamo più tempo a fare altre cose. Dove eravamo? Comunque, eravamo che il Barcellona ti manda via, tu vieni all'Inter, io che ti dico, non so come fa il Barcellona a dirti che non può tenerti perché hai fatto dei gol, a parte tanti, ma poi dei gol particolari, uno su tutti col Compostela che mi è rimasto in testa, e da lì mi ha ispirato. Mi ha ispirato perché ho visto velocità, tecnica, potenza, fantasia, freddezza davanti al portiere. Cioè, ho visto tutto in quello che doveva esserci in un attaccante. Io non sono attaccante per natura, cioè lo sono per natura, ma un ruolo un po' diverso, io e te abbiamo un ruolo un filino diverso, però sei stato, il tuo arrivo all'Inter, oltre che da una parte ovviamente fortificare una nostra rivale, è diventato per me fonte di ispirazione. Allora io sono andato dal preparatore e ho detto, oh guarda che qui dobbiamo lavorare di più, trova il modo, dobbiamo lavorare di più, dobbiamo fare più pesi, dobbiamo fare più scatti, dobbiamo fare più allenamenti, quello che è, però dobbiamo alzare l'asticella, diciamo così, no? Sì. E quindi quello è stato l'ispirazione. Poi hai parlato giustamente della competizione, perché io ho sempre vissuto una partita dentro la partita, cioè la partita che tu fai con la tua squadra e poi c'è la partita tua personale, che lo fai per te stesso, ovviamente, nel senso che devi cerca di migliorare e tutto, e poi lo fai con chi pensi siano, non dico i tuoi rivali, però le persone con cui che guardi di più. Allora io ogni fine partita dico, Ronaldo ha fatto gol, Ronaldo ha fatto gol ancora. Era quanti, bello, ne era... quanti ne ha dribblati sto giro? Ah, oggi ne ha dribblati 10, io ne ho dribblati 8. Per cui sono stati anni fantastici. Guarda, è successo di tutto, come ben ricordi, nel bene e nel male, per entrambi di noi, perché abbiamo gioito per tanti trofei, abbiamo sofferto per entrambi un infortunio che ci ha cambiato un po' la carriera, perché penso che anche a te l'infortunio al ginocchio ha un po' cambiato, no? Certe abitudini e certe cose che puoi fare in campo, non riuscivi più a farle subito, no? Ci hai messo un po' di tempo a Sì, riprendere. Io sì. per me è Diciamo stata così. Quindi che mi ha interrotto un po' la dinamica che avevo, no? Perché stavo benissimo, erano già 4-5 anni che giocavo senza problemi fisici, però io dico spesso che prima ho avuto questa discussione con Fabio Cannavaro, no? Prima dei 2000, noi ci allenavamo di maniera molto diversa di quello che si allenano dopo 2000, no? Nel senso che molte volte prima dei 2000 mi sono trovato nella situazione di allenarmi con Roberto Carlo e con Cafu e dovevo andare per 10 giri di campo nel loro ritmo, no? Che a me non serviva quello ritmo. Io invece di fare 30 scatti in una partita volevo fare 40, 50 scatti. E allora queste corse di lunga distanze a me sempre mi ha traumatizzato tantissimo queste corse. Oh, E non mi prima dirlo. facevamo tantissimo, no? Ogni settimana c'era da fare 10 km, e io ne ho fatto tanti. Però dopo 2000 sì che è un po' cambiato, le squadre già iniziavano a fare allenamenti individualizzati, no? Cercando di migliorare ognuno le sue caratteristiche, ognuno le sue qualità. E allora io trovo solo quello per il mio infortunio, cioè diciamo che non vorrei mettere la colpa su nessuno, assolutamente no, però
L'unica cosa che trovo come spiegazione è che mi sono allenato male prima dei 2000. Però dopo 2000 mi sono recuperato e mi sono fatto male ancora, perciò quello è una teoria che è anche controversa anche per me, perché dopo 2000 già mi allenavo come dovevo allenarmi, a cercare di essere più veloce, di fare più scatti durante una partita, cercare di essere più forte nelle gambe. E alla fine al Milan mi sono fatto male ancora nella stesso infortunio nell'altra gamba, perciò, però ho imparato tantissimo di questi due infortuni, mi ha fatto veramente cambiare e imparare tantissimo, sono sicuramente un uomo migliore di quello che ero prima, mi ha fatto capire veramente quanto era grande questo amore per il calcio. Era una roba, perché nel primo infortunio io pensavo, ma mentre tutti dicevano che era la fine, che non si poteva recuperare, che questo infortunio nel calcio non era mai successo, io mi spaventavo, sì, però nel fondo io sentivo che tornaria a giocare, perché uno non può togliere questo della mia vita così, perché è un infortunio. Io, nelle mie chiacchierate con Dio, erano delle discussioni, perché mi hanno fatto questo, perché a me, perché mi è capitato giusto a me. Tante volte, perché alla fine è durato tantissimo, è durato quasi 2 anni per recuperare, però mi ha fatto una persona migliore, sicuramente. Ho imparato tantissimo di questi due infortuni, ho una disciplina nella vita che ho imparato da quel momento, però è bello anche ricordare, perché prima degli infortuni abbiamo avuto degli scontri importanti, no? Quello di 98. Hai avuto uno di scontro importante con Giuliano. Sì, quello sì. Sì, ma anche quello, no? Anche quello, perché io posso capire gli errori, veramente, capita, no? Degli altri di sbagliare, e voi assolutamente non c'entravano assolutamente nulla su quella storia da Moggi, Betano, quella storia veramente, non lo so, noi facevamo delle partite bellissime, senza dubbio voi non aveva assolutamente bisogno di quella roba da dietro, sembrava la guerra fredda, no? L'epoca è una situazione strana. Io ti dico, io ho fatto la mia parte in quella partita comunque, perché se ti ricordi un minuto dopo ci hanno dato il rigore a noi e io non ho fatto gol, sì. Proprio per mantenere in equilibrio la cosa, capito? Sì, no, ho capito. No, però adesso ti scrivi Zapagliuca. No, però stiamo parlando di anni particolari, dove né noi non avevamo bisogno di nessun aiuto, certamente no, assolutamente no. Dove alcuni episodi magari macchiano tutta una stagione, no? Perché un po' questo è successo, perché quell'anno lì, quella partita lì, che poi se vi danno rigore si va magari sull'1-1, se fate gol, eccetera, noi eravamo ancora in testa, quindi voglio dire, avevamo ancora la possibilità che se vincevamo tutte le partite di vincere il campionato, però c'era una tensione che arrivava da altre parti, quello di sicuro, da parte di tutti, non solo da parte dell'Inter, nel senso, tutte le squadre hanno sempre
sotto tensione, perché si pensava che appena c'era un intervento per uno, allora perché è colpa sua, perché è colpa dell'altro, tu hai fatto quello. Quindi sono stati anni un po' macchiati, perché quelle due squadre lì e anche le altre squadre che c'erano, perché erano fortissime le altre squadre anche. Noi avevamo sette squadre che potevano vincere il campionato, sì. Ma facilmente, quello è stato il momento più bello del calcio italiano, sì. In assoluto, probabilmente, sì. perché se non vincevamo una Coppa Campioni, si vinceva una Coppa UEFA, e se non era così arrivavi in finale o in semifinale, e perché tutti i giocatori più forti venivano da noi, perché tu sei venuto da noi, Zidane è venuto da noi, tutti sono venuti in Italia, sì, tutti sì. Volevano giocare in Italia. Quindi sono stati degli anni magnifici. Poi io nel 98 toccato a me, mi sono rotto il ginocchio, quindi abbiamo passato tre anni, diciamo così, fra il mio ginocchio e il tuo che non ci siamo è più che non abbiamo più giocato, però come poi... esperienza, quello è una delle cose bellissime che ho vissuto in Italia, è questa relazione dei tifosi, no? Cioè, assolutamente non mi piace la violenza, non mi piace quando superano i limiti del rispetto, dell'educazione, però l'amore, la passione per il calcio, i tifosi dell'Inter, della Juve, del Milan, cioè è troppo, come si vive in Italia il calcio, veramente non si vive da nessun'altra parte, cioè, è troppo speciale. Adesso io ho poche esperienze all'estero, però ti dico l'Italia, e ovviamente sono di Parma, l'Italia è incredibile, quello che ti dà la gente per strada e non solo allo stadio, cioè l'affetto che ti dà. È troppo bello, troppo bello. Sì, è eccezionale. Per quello sempre che torno a Milano, torno in Italia, cioè ho una soddisfazione incredibile. È l'affetto che la gente mi tratta, che i ricordi che porto, è sempre molto, molto bello, molto bello. Sì. Sono troppo innamorato dell'Italia. Sì. Per quello, cioè, anche pianto per la situazione che è vissuta l'Italia con questa pandemia, no? Cioè, una roba che ci ha colpito il mondo, però in speciale in Italia, in Spagna anche, e adesso Brasile, che va sempre peggio i numeri, però è stato un colpo che, cioè, veramente triste, no? Quanta gente è morta, quanta gente che, cioè, e sicuramente quella gente che è, cioè, della nostra generazione, che ci ha visto giocare, che ci ha visto, è stato nello stadio, ma spero che passi veloce, no? Speriamo, adesso c'è un momento di ripresa, anche un po' del fatto che si può uscire, eccetera, però non è un momento facile, non è finita qui, voglio dire, è un percorso, sì, che sì. È un percorso, quindi vediamo. Senti, io prima di salutare Bobo, la volta scorsa gli ho chiesto: senti Bobo, ma so che è una cosa complicata, difficile, soprattutto per voi che avete giocato quella partita, no? Però un altro episodio, oltre al fallo di Giuliano, è stato quello che ha visto Juve e Inter, è stato il 5 maggio, no? E sì, mi sono reso conto che per lui, come per tanti, è una ferita ancora aperta. Io non sono qua a dire, oh che figo, no, voglio dire, quello è stato perché è stato un percorso che vi ha visto perdere con l'Atalanta a 5 giornate dalla fine, a pareggiare col Chievo, no? Ma pensavo alla partita con l'Atalanta, che tu eri in panchina e Cooper ti ha fatto scaldare per 35 minuti. È stato quello forse il momento che un po' tu e Cooper avete, come dire, perché le voci, no, che sono sempre successe, dite che
Moratti doveva scegliere fra te e lui, no? E poi ha scelto Moratti e tu sei andato via. E questo è un po' quello l'episodio che ha fatto sì quello, oppure la sconfitta proprio del 5 maggio è stato troppo forte da digerire? No, io in quell'episodio lì dall'Atlanta avevo capito che il futuro sarebbe distante da Cooper, per forza. Però avevo un rispetto per lui e dovevo finire la stagione. Il 5 maggio è stato dopo. E secondo me, 5 maggio abbiamo perso noi la partita, no? Senza nessun'altra interferenza. Perché cioè, È siamo una partita davanti in assurda poi, classifica. una partita assurda poi, perché siete andati in vantaggio due volte anche. Sì, siamo primi in classifica. La Lazio non si gioca niente. Però ci sono state troppe cose strane in quelle settimane. Sono uscite. Noi ci siamo creduti un po' troppo in quello che è uscito. Si parlava di Nesta all'Inter, che era già fatto, e Moratti si è creduto in quello. E alla fine credo che siamo andati un po' rilassati. Ed è stato un sbaglio perché cioè, la Lazio con i giocatori che aveva cioè, si poteva fare i danni in ogni momento e l'hanno fatto, a parte gli errori nostri, però credo che abbiamo perso nell'attitudine, nel come abbiamo preparato la partita, come siamo entrati, cioè, troppe distrazioni, direi. Sì. Vabbè, poi ti sei. Però è una ferita, come ha detto Bobo, che cioè, ogni volta, ogni anno, cioè, ovviamente Sì. mi taggano su Instagram le foto che piango e che ogni anno il 5 maggio non passa così, senza niente. Vabbè, dai. Diciamo che ti sei Però è rifatto bello anche qualche mese ricordare dopo con quello. il mondiale. Ti sei rifatto qualche tempo dopo con il mondiale. Sì, a tutti piace sempre parlare delle vittorie, però cioè, non mi fa assolutamente niente parlare anche delle sconfitte, insomma. Direi che nel calcio si vince e si perde. Ah sì, è importante essere lì e metterci la faccia. Sì, Assolutamente. assolutamente, assolutamente. Poi Ma è stato nel. simpatico Maldini tempo, 2 settimane fa ha detto penso di essere il giocatore più perdente della storia perché ha perso tante finali, però ne ha vinte anche tante altre, quindi Certo. per dire, quando arrivi lì può succedere di tutto, però se arrivi lì vuol dire che hai fatto qualcosa e tu mondiali ne hai vinti non uno ma due. Per cui, voglio dire. Sì. Io devo dire che adesso ha parlato di Paolo. Paolo è una persona straordinaria e come giocatore è stato straordinario anche lui. E parlavo con Fabio Cannavaro una settimana fa, credo, e lui si ricordava degli scherzi tra te e Totti, no? Con i palloni d'oro di 2006. È stato divertente, ma anche molto, con molto rispetto, Fabio. Io direi che ci sono quattro giocatori che non hanno vinto Pallone d'Oro e che secondo me dovevano vincere in quel momento, non so come, però giocatori che dovevano avere Pallone d'Oro nel palmarès. Te, ovviamente, Totti, Grazie. Paolo.
e Raul, che è stato anche un giocatore che secondo me è stato vicino troppe volte, però alla fine tu vedi la carriera di questa gente, ovviamente sono state riconosciute tantissime volte per tutto quello che avete vinto, non manca assolutamente niente, però se fosse guardare indietro e che dopo, mi ha fatto pensare Fabio Cannavaro settimane scorse su questo del pallone d'oro e mi è rimasto questo in testa. Secondo me voi quattro, cioè, anche Roberto Carlos, per favore, non posso dimenticare, perché lui è stato secondo dietro di me due volte anche, che è un giocatore, un testino sinistro con quelle qualità incredibile. Incredibile. Vabbè, sai, nella vita ci sono riconoscimenti che vanno in un certo modo. Sinceramente, se tu mi chiedi, mi sarebbe piaciuto vincerlo? Sì, come no. Avrei voluto una volta, no? Avere questo riconoscimento anche sotto quell'aspetto lì. Però ti devo dire che quello che io ho fatto, per come l'ho fatto, non ho rammarico, capisci? Come detto, è una bella cosa. Bisogna deve parlare, essere molto orgoglioso. Sì, poi bisogna parlare molto serenamente del fatto che si vince delle volte e si perde. È successo anche a me con la Champions League, voglio dire, quindi ho in finale all'Europeo, quindi non dobbiamo mai spaventarci di quello che è. L'importante è metterci la faccia, siamo lì. Guarda, io c'ero, sì, quella volta non ho fatto bene, o quella volta ho perso, ok. Sì. Però semplice c'ero. Così, semplice così. Sì, e quindi questa è una grande cosa quella che hai detto. Poi per il resto, vabbè, adesso non posso tornare a giocare per puntare al pallone d'oro, però vabbè. Verrò a Valladolid a trovarti, così mi dici come si fa il presidente. Facciamo giocare. Tu invece non vuoi fare niente nel calcio? Bah, guarda che viene una che saluta. Guarda lì. Sì. Si salta. Questa si chiama Nina. Tu non hai pensato ancora su calcio? Guarda, l'allenatore è una cosa che va su e giù, ma non è mai ancora scattato quel click. Quel click che dici, sì, ho deciso, faccio quella roba lì. Sì. Un ruolo dirigenziale forse è quello che un po' uno può pensare di approcciarsi di più, forse, credo, però credo che di dovermi ancora preparare un pochettino, ancora un anno, due, prepararmi ancora bene. Ho vissuto il calcio in maniera diversa, perché con l'esperienza in Australia l'ho vissuto come fosse il calcio dove ho iniziato, dove c'era tanto fisicità, anche talento, cioè, però magari poca tecnica, sai, un calcio proprio come si faceva più una volta. E poi l'ho vissuto, lo sto vivendo da un po' da giornalista, perché faccio un po' da diverso tempo lavoro con la TV, e quindi sto vedendo il calcio da vari aspetti. E questo mi aiuta sicuramente tanto a comprenderlo di più. Adesso poi tra un anno o due bisogna prendere una decisione, ma per adesso si va bene così. Ecco, dai, vediamo se hai bisogno di un socio in Italia, chiamami e facciamo una bella storia anche in Italia. Guarda, potrebbe anche essere, chi lo sa? Sì, è bello. Ci sono un paio di idee che potrebbero essere divertenti. E comunque devo, quando finisci tutto questo, ti vengo a visitare a Los Angeles. L'ultima volta non siamo riusciti a incontrarci. Vero. Quando vuoi, siamo qua. In bocca al lupo per la ripresa eventuale del campionato, per questa nuova avventura. Grazie per stasera. È stato... Grazie a te, è stata una bellissima chiacchierata.
un'ulteriore conferma di quanto grande sei. Bravo. Grazie, grazie Ale, è stato un Ci piacere. sentiamo. Buonanotte. Ciao, Ciao. ciao a te e a tutti i Ciao. tuoi followers. Ciao, Ciao. grazie Ale. Ciao. Ciao, ciao, a presto.